Benvenuti a questo piccolo seminario sull'ipnosi. Lo scopo è chiarire bene, dal punto di vista scientifico, che cos'è l'ipnosi, partendo anche e soprattutto dal sottolineare che cosa non è ipnosi. L'ipnosi non è sicuramente una forma di manipolazione mentale, non equivale al sonno profondo, ipnosi non significa dormire, non è solo ed esclusivamente una forma di persuasione. Non è uno stato di completa impotenza. L'ipnosi è uno stato naturale, è una strategia per mobilitare le nostre risorse inconsce, è una forma elettiva di comunicazione. L'ipnosi non è controproducente, non crea dipendenza, la maggior parte delle persone può essere ipnotizzata. Indipendentemente dallo scopo e dalle applicazioni, l'ipnosi è rigenerante, la persona non può rimanere intrappolata nel sonno ipnotico. La persona non perde coscienza, semmai l'ipnosi è uno stato di alterazione della coscienza. Utilità e applicazioni dell'ipnosi. L'utilizzo dell'ipnosi è davvero, diciamo, vasto, il campo di applicazione è davvero vasto. Possono essere trattati attraverso l'ipnosi tutti i disturbi di natura psicosomatica, lo stress e l'ansia, le paure, le fobie, i disturbi della sfera alimentare, gli stati depressivi, i comportamenti viziosi, mi riferisco ad esempio al fumare, all'alcol, all'iperfagia, alle diete come strumento di supporto, ad esempio. L'ipnosi si utilizza anche molto nel campo medico. Come funziona? L'ipnosi può essere praticata attraverso un progressivo stato di rilassamento in cui la persona è in una posizione comoda e sdraiata, è la classica ipnosi clinica ericksoniana. L'ipnosi può essere effettuata anche in piedi, in maniera dinamica. Poi vedremo in successivi seminari le tecniche operative dell'ipnosi. La durata dell'ipnosi è abbastanza variabile, da pochi secondi, anche da pochi minuti, fino a delle vere e proprie ore. A volte la persona ha bisogno di abituarsi anche allo stato ipnotico. Si parla di training specifici per entrare in uno stato di ipnosi. Ognuno di noi, di fatto, ha una sua personale suscettibilità ipnotica. Le teorie di riferimento dell'ipnosi, per sfatare, diciamo, alcuni miti e alcune leggende sull'ipnosi stessa. L'ipnosi come si spiega, quindi? Attraverso la teoria dell'alterazione della coscienza, attraverso una teoria socio-cognitiva che evidenzia il rapporto tra i ruoli, attraverso una relazione arcaica, modalità paterne-materne, attraverso modificazioni neurofisiologiche, quindi diciamo delle teorie neurobiologiche. Forse in pochi sanno che il nostro cervello va in uno stato naturale di ipnosi spontaneamente ogni 90 minuti. In quei momenti la mente divaga. Fantastica, si svuota. Segnali esteriori dell'ipnosi, perché spesso si parla di simulazione, ma l'ipnotista esperto conosce bene quali possono essere i segnali appunto delle manifestazioni ipnotiche, dall'inerzia psicomotoria a movimenti riflessi fino alla catalessia, alle contrazioni, a un reclinamento della testa, all'atonia, all'impallidimento, all'attenuazione delle pieghe del volto, quindi a macro segnali, da macro segnali fino a micro segnali molto molto particolari. Simmetria, broncio, tremori, schiudersi delle labbra, vibrazioni, eccetera, eccetera. Indice al risveglio dello stato ipnotico, disorientamento, una difficoltà di equilibrio, passività, sonnolenza, confusione, alterazione del tempo, che sono gli effetti, diciamo, che più nella stragrande maggioranza dei casi si verificano. Lo stato ipnotico in realtà va considerato una realtà neurofisiologica. In effetti non può essere ottenuto allo stesso stato né con l'immaginazione né tantomeno con la simulazione controllata. Esistono infatti delle prove scientifiche che dimostrano come i tracciati elettroencefalografici e attraverso anche immagini condotte con la PET e la risonanza magnetica mostrano delle variazioni neurofisiologiche importanti a livello del nostro cervello.
Una definizione di ipnosi: l'ipnosi può essere considerato quindi uno stato particolare, esclusivo e profondo di relazione. È una forma elettiva di comunicazione e di interazione e consente un più facile accesso all'inconscio della persona. In quei momenti, diceva Milton Erickson, le persone tendono a fissare lo sguardo, possono chiudere gli occhi, immobilizzare il corpo, reprimere certi riflessi. E sembrano momentaneamente dimentiche di tutto ciò che li circonda, fino a quando non abbiano completato la loro ricerca interiore. Durante la fase induttiva si verifica un cambiamento già dello stato di coscienza. Esistono delle variazioni sull'elettroencefalogramma, si ha un rallentamento di alcune attività come il respiro e le pulsazioni cardiache. Durante l'ipnosi possiamo avere una grande manifestazione da fenomeni di regressione, fenomeni di avanzamento, di amnesia, di analgesia, anestesia, comportamento automatico, dissociazione, catalessi, fino a forme di allucinazioni, di iperamnesia e di distorsioni, anche del tempo. In generale si distinguono degli stadi ipnoidi, pesantezza, rilassamento, chiusura delle palpebre, trance leggera, quando si verifica la catalessi, trance media, in caso di amnesia e anestesia, e trance profonde, amnesia e anestesia completa, fino a fenomeni di sonnambulismo e di allucinazioni. Ipnosi e applicabilità. Le difficoltà che si possono riscontrare nell'applicabilità e nell'applicare l'ipnosi, appunto, possono essere collegate solo al rapporto tra ipnotista e ipnotizzato. In generale, infatti, la stragrande maggioranza delle persone può essere ipnotizzato. Altre difficoltà possono essere legate a personalità particolari del soggetto quando ci siano delle psicopatologie conclamate, di tipo per esempio psicotico, sebbene esistano degli studi anche sull'applicazione dell'ipnosi con persone schizofreniche. L'alterazione dovuta a sostanze psicotrope in generale è incompatibile con la tecnica ipnotica. Grazie per l'attenzione, ci vedremo nei prossimi seminari.